Il tatuaggio tecnicamente è l'introduzione di pigmenti, cioè di colore, sotto l'epidermide. Questo avviene con mezzi meccanici, cioè degli aghi che introducono il colore, lasciando una leggera scoriazione. Una volta guarita, la pelle perfettamente integra conserva il disegno tatuato. Il tatuaggio è un'usanza antichissima, presente in quasi tutte le culture del mondo, che hanno scelto di decorare i propri corpi con simboli o disegni. A testimonianza di questo sono stati ritrovati corpi mummificati con dei grandi disegni che testimoniano la popolarità di quest'arte anche nel passato. A seconda del periodo storico, il tatuaggio ha avuto diversi scopi. Alcune volte è servito a identificare capi militari o religiosi, a testimoniare il passaggio dei giovani nell'età adulta o a identificare l'appartenenza a dei clan o a delle confraternite segrete. Anche in Occidente il tatuaggio era presente fin dall'epoca dei Romani, ma è gradualmente sparito per rimanere appannaggio di alcune categorie, come criminali o marinai. A iniziare dagli anni 80 del secolo scorso c'è stato un grande rinnovamento e questa pratica è divenuta una cosa comune tra artisti, persone dello spettacolo e cantanti che hanno fatto una grande pubblicità e hanno contribuito al rinascimento di quest'arte. Attualmente moltissime persone si tatuano senza più aver bisogno di appartenere a clan o determinati settori della società ed il tatuaggio è socialmente accettato.